Il guerriero di Capestrano è un falso storico, né è certo, come sostiene egli stesso, carte alla mano e consulenza di studiosi, Alessio Consorte, filmmaker pescarese che da tempo porta avanti questa tesi, a 90 anni dal ritrovamento da parte di un contadino del simbolo dell'Abruzzo. E il guerriero di Capestrano diventa materia di discussione tra Consorte, che lancia una sfida al presidente della regione, Marco Marsiglio. Il guerriero è un falso del ventennio. La mia inchiesta è partita da una lettera di padre Antonio Ferrua che riporta la notizia ricevuta appunto da un suo collega Stanislas Legrel che il guerriero sarebbe stato fabbricato da un antiquario napoletano in collaborazione con il contadino per il premio di rinvenimento. Pur tuttavia è stato poi presentato 2 anni dopo al bimillenario dalla nascita di Augusto, di conseguenza non, secondo la mia teoria non è soltanto per il premio di rinvenimento ma c'è di mezzo anche il partito fascista. D'altronde se guardiamo la statua di Capestrano presenta il mascellone, il mento di Benito Mussolini e di fianchi che ricordano proprio la divisa di quell'epoca. Più di una volta a mezzo stampa ho cercato di avvertire la regione Abruzzo per poter far sì che loro aprissero un filone, tra virgolette, di inchiesta, ma anche una commissione appunto di indagine per accertarne l'autenticità. Sono stato più di una volta ignorato e ad oggi mi ritrovo di dover proporre una sfida. Un gioco, come l'ho chiamato pochi giorni fa, al presidente Marsiglio, e quindi poter fare nuove analisi. Io con il mio team, perché ho diverse persone tra i massimi esperti in Italia che mi seguono, lui chiama il suo, non credo sia difficile per lui poter farsi autorizzare dal ministero. E quindi il gioco è questo: se vinco io, lui potrà decidere di dimettersi, se vince lui, io sono pronto a pagare i danni, chiedere scusa al popolo abruzzese, pur tuttavia, se dovessi perdere, ho comunque contribuito alla ricerca.